intera. E qui con noi, sul palco, accompagnato dai nostri puliti, dei giovani abruzzesi che non si arrendono e combattono con la Lega. Non ha bisogno di presentazioni. Facciamolo sentire a casa, al militante, al segretario, al ministro, al vice premier, il nostro capitano. Grazie, lasciatemi solo dire ad altissimo, no, sono io che devo dire a voi grazie di cuore, perché mi date e ci date una forza incredibile avere una piazza come questa, mi dà energia per combattere per altre settimane, altri mesi, i chiacchieroni che vorrebbero sostituire i lavoratori italiani con gli schiavi che arrivano dall'altra parte del mondo. E io invece penso che anche perché, diciamocelo sottovoce, il buon Dio ci ha dato una terra bella come poche altre. Ora, io per lavoro giro tutto il mondo, però io penso che chiunque farebbe a cambio per essere nato, vivere, studiare, lavorare in Italia, non penso che abbiamo niente da invidiare in quanto a bellezze ai tedeschi, ai francesi, ai lussemburghesi. Se solo riusciremo a permettere ai nostri ragazzi di rimanere qua a lavorare invece di scappare nel resto del mondo, andare a fare gli infermieri, i cuochi, gli avvocati, gli architetti, i medici, quindi un po' di lavoro in più, un po' di tasse in meno, non è possibile pagare il 50, il 60, il 70% di tasse. E questo è uno dei primi obiettivi che vogliamo portare a casa nel 2018, l'esatto contrario di quello che ha fatto la sinistra. La sinistra ha questa mentalità basata sull'invidia, sull'odio, sul rancore, sulla rabbia, sulla gelosia, per cui se hai successo ti devo punire, ti devo massacrare, se hai la bella macchina, la bella casa, il bel negozio, se hai la seconda casa a Silvi, è sicuramente mai fregato e ti devo bastonare perché tutti devono piangere, tutti devono stare male. Io invece voglio un paese che aiuta la gente ad avere successo, che premia quelli che sono bravi, che premia quelli che hanno il coraggio di aprire un negozio, una partita IVA, uno studio professionale, facendogli pagare un po' di meno. E soprattutto togliendo quella burocrazia che fa perdere giornate e giornate e studi di settore, spesometri, ereditometri e fatture emesse, fatture incassate, che uno sta più tempo a compilare moduli che a star dietro ai clienti. Quindi permettere a chi lavora in proprio di lavorare bene, valorizzare i dipendenti pubblici che lavorano bene. Io sono stufo che vengano messi tutti sullo stesso piano. Penso alle maestre, ero settimana scorsa con un'amica, con una leghista, con una mamma che ha due bambini nella stessa scuola elementare in Liguria, mi diceva però Matteo non è giusto perché io ho due figli che vanno nella stessa scuola con due maestre diverse, una mia bimba è fortunata perché ha una maestra validissima in gamba che non si ferma un attimo, che ha sempre voglia di innovare, di cambiare, di coinvolgere, di portare fuori i ragazzi. E l'altra purtroppo non ha voglia di fare un accidente e sta a casa più giorni rispetto a quelli che va in classe. Non è giusto trattarli alla stessa maniera. Anche nel settore pubblico bisogna premiare chi lavora di più e bene e bisogna mandare a casa chi non ha voglia di fare un accidente. Cosa prende? Vale anche per la politica ovviamente. Ogni riferimento alla regione Abruzzo è puramente voluta, quindi però piano piano ci arriviamo. Attenzione, non faremo tutto e non faremo i miracoli in tre mesi, Quindi ci sono quelli del PD, poveretti, che stanno impazzendo, perché sono stati al governo quasi 7 anni, non hanno fatto un accidente. Noi siamo qua da 1 mese e mezzo e la mattina si alzano e dicono è colpa di Salvini. Se domani a Silvi piove è colpa di Salvini. E se a Silvi c'è il sole è colpa di Salvini perché tanto prima o poi piove e quindi sarà colpa di Salvini.
però mettetevi nei loro panni, poveretti, pensavano di essersi comprati il cuore degli italiani con la mancia di 80 euro e poi sono pure presi indietro, non hanno capito che gli italiani hanno più cuore e più testa di loro, e l'orgoglio non si compra e la dignità di un popolo non si compra. È questo il bello. Oggi ero in Russia e settimana scorsa ero con tutti i ministri degli interni dell'Unione Europea. Vi posso dire che è bello, al di là dei risultati che otterremo nei prossimi mesi sulle tasse, sul lavoro, sulla scuola, sulle pensioni, però è bello avere dei ministri di altri paesi che dicono: oh, finalmente in Italia è tornato a esserci un governo, perché prima c'erano i fantasmi, perché prima non c'era nessuno, prima gli italiani arrivavano per ultimi. E io vi posso dire che me ne stanno dicendo dietro di tutti i colori, mi insultano, mi attaccano, mi minacciano, ma mi pagate lo stipendio per difendere i confini di questo paese e io voglio difendere i confini e la sicurezza di questo paese. E i barconi possono andare da un'altra parte, perché non sta scritto da nessuna parte che debbano arrivare tutti in Italia, sbarcare tutti in Italia. E poi li mettiamo in albergo, e poi però non gli va neanche bene, perché a volte si lamentano, nel mio albergo si mangia male, nel mio albergo l'aria condizionata non funziona. Io sono stato poco tempo fa in provincia di Brescia e questi hanno fatto casino sulla strada perché non funzionava Sky. Perché? Ma voi vi rendete conto di quanto ci stanno prendendo per il culo? Dicono che scappano dalla guerra e poi bloccano la strada perché non c'è Sky, come se al loro paese ci fosse Sky. E adesso stiamo andando a vedere uno per uno tutti gli atti che sono stati approvati in passato. Ad esempio abbiamo scoperto e stiamo scoprendo una cosa che mi ha fatto investire, perché a me i furbetti non piacciono, possono essere italiani, stranieri, bianchi, gialli, rossi, neri o verdi, quelli che prendono in giro il prossimo non mi piacciono. Ci sono quasi 1500 di questi cosiddetti profughi che sono arrivati col barcone, che sono stati in albergo, hanno fatto domanda di asilo politico e io scappo dalla guerra, dalla fame, dalla pestilenza, dalla carestia, dalla peste bubonica e noi li abbiamo approvati, allora stai qua, poverino, ti aiutiamo noi. E dopo aver riconosciuto il fatto che scappavano dalla guerra e dalla pestilenza, ogni tanto tornano al loro paese in vacanza per 2 mesi. Ma come? Sei arrivato qua, ti ho messo in albergo, davo 35 euro al giorno alla cooperativa per mantenerti. Apro e chiudo la parentesi, andremo a controllare tutti i bilanci di queste cooperative che si stanno arricchendo e non pagano le tasse che pagano gli imprenditori italiani e i commercianti italiani, e qualcuno dovrà pagarli quei soldini. Bene, scappavi dalla guerra, ti ho firmato che stai qua e poi torni in Pakistan in vacanza. Non mi piace, così non mi piace il fatto che con 5 milioni di italiani che vivono in povertà dobbiamo spendere 5 miliardi di euro per questa gente. Taglieremo e quei soldi li usiamo per gli italiani che hanno bisogno, spesso magari per quei disabili che sopravvivono con 280 euro al mese, che è una vergogna. Sono cose, se vi rendete conto, sono cose normali. Rendetevi conto del pericolo che abbiamo corso e che ancora stiamo correndo, perché noi ci troviamo in migliaia in questa piazza ad ascoltare uno lunedì sera di luglio e a battere le mani, a dire grande, a uno che dice robe normali. Perché non è che io abbia scoperto formule magiche, sto semplicemente cercando di fare cose normali. Prima sentivo il responsabile dei nostri giovani, ha detto una cosa normale. Io voglio uno Stato, voglio un'Italia che fa poche cose a livello pubblico e le fa bene, però non deve entrare in negozio con gli studi di settore, men che meno entra in camera da letto, e quindi ognuno a casa sua fa quello che vuole, con chi vuole, quando vuole, basta che rispetti il prossimo. Però io non mi arrenderò mai alla follia che chiamano utero in affitto, adozioni gay, bambini in vendita,
sulla pelle dei bambini l'egoismo degli adulti, no, no. Facciamo il bambini pride per difendere il diritto dei bambini ad avere una mamma e un papà e essere adottati se ci sono una mamma e un papà. Poi ognuno nella sua vita privata fa quello che vuole, non mi interessa quello che ciascuno fa nel suo privato, però se togliamo le radici a un albero, l'albero prima o poi va a morire. Questo vale anche per l'immigrazione, eh? Io sono disposto a dare rispetto a chi porta rispetto. Donne e bambini che scappano davvero dalla guerra hanno in casa mia casa loro, hanno in Italia il loro futuro, però io ti do una mano, ti porgo una mano, però chiedo quantomeno rispetto. E quindi se ti apro le porte di Silvio dell'Abruzzo e dopo un po' tu però cominci a dirmi non mi piace il presepe, non mi piace il crocifisso, torna a casa tua e fai quello che vuoi, perché nessuno ti costringe a stare qua in Italia contro voglia. Però non siamo noi a doverci adeguare ai modi di vivere di chi arriva dall'altra parte del mondo. E per dire queste cose non so quanti processi mi faranno. È razzista, egoista, fascista, nazista, populista, di tutto. Sì, assassino, terrorista, di tutto me ne hanno detti. Io poi porto pazienza, non querelo quasi mai nessuno, tranne quelli che mi mettono accostato alla mafia come il signor Saviano che ne risponderà davanti a un giudice. Perché la Lega la mafia la combatte con le unghie e con i denti e noi questa gente la vogliamo rovinare. Anzi, io organizzerei dei bei barconi dall'Italia pieni di mafiosi, destinazione nulla, destinazione l'isola che non c'è di Edoardo Bennato, là in mezzo al Mediterraneo, con la loro camorra e con la loro 'ndrangheta. Quindi abbiamo tanti difetti, potranno contestarci, però darci dei mafiosi proprio no. E quest'anno di solito il ministro dell'interno a Ferragosto è in ufficio a Roma per coordinare il comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, a parlare ai cittadini italiani. Quest'anno stavo pensando che più che stare in ufficio a Roma, probabilmente a Ferragosto preferirò organizzare il comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza nel cuore dell'Aspromonte in Calabria, per dire agli 'ndranghetisti che gli faremo la guerra dalla mattina alla sera. Perché mafia in questo paese io non ne voglio più vedere, più sentire la puzza, non ne voglio più sentire la puzza. Mi sto facendo tanti amici nuovi, non mi interessa, se avessi paura avrei fatto un altro mestiere. Ringrazio Dio per l'enorme opportunità che mi sta dando, ringrazio voi per la fiducia che mi date. Mi spiace solo per il tempo che sto portando via i miei due figli, ma spero di restituirli offrendogli un'Italia migliore quando cresceranno e potranno lavorare nel paese che amano, sposarsi, fare una famiglia, mettere al mondo dei figli. È questo. Perché se passiamo a scappare i nostri giovani siamo finiti. Dalle parole ai fatti è mercoledì, quindi non fra 6 anni. Mercoledì finalmente comincia in Commissione Giustizia al Senato il percorso della legge proposta dalla Lega che vorrà riconoscere finalmente il sacrosanto diritto alla legittima difesa in casa propria, nel proprio negozio, nella propria spiaggia, nella propria farmacia, nella propria azienda agricola. Perché sono i delinquenti che devono aver paura, non gli italiani per bene che devono aver paura. E oggi c'era su Repubblica quelli del PD che dicono: ah, Salvini è un violento, Salvini vuole il Far West. No, io semplicemente vorrei che se qualcuno vi entra in casa, Dio non voglia, stanotte armato alle 3 della mattina e in casa state dormendo voi con i vostri figli, voi abbiate diritto di difendervi prima che quello là metta le mani addosso ai vostri figli, senza essere processati. Perché se muore un rapinatore mi spiace, ma se avesse fatto un altro mestiere sarebbe campato tranquillamente. Nessuno ordina a nessuno di fare il duro mestiere del rapinatore. Questo è. Però anche questo è il Far West. Poveretti, però bisogna capirli quelli del PD, perché hanno esaurito le scorte di Malox delle farmacie di tutta Italia. C'è un consumo di antidepressivi che è impressionante in questo periodo.
anzi accoglieteli con le braccia aperte. Dov'è il sindaco? Se ti viene in spiaggia qualcuno con la maglietta rossa, dagli l'ombrellone gratis per un giorno, perché bisogna che non sia il bagnino, perché fanno tenerezza. Ma l'avete visto? Poi sono dei fenomeni. Gad Lerner che si è messo la maglietta rossa per difendere i poveri migranti con Rolex. Ma vendi Rolex e accogli 10 migranti in casa tua invece di rompere le palle, così almeno siamo tutti contenti. Vabbè, abbiamo la sinistra più poveretta di tutta Europa e ce li teniamo. Mi sa che staranno all'opposizione un bel po', poi tocca a noi, poi tocca a noi meritarci questa fiducia. Vi chiedo di non darcela a gratis e a tempo indeterminato la fiducia, Voi non avete il diritto, ma avete il dovere di verificare che noi si faccia nel tempo quelli che ci eravamo impegnati a fare. Cancellare la legge Fornero, che è una delle leggi più sbagliate approvate nel dopoguerra. Adesso ogni giorno c'è uno che dice che non si può. È la Corte dei Conti, è la Commissione Europea, e gli economisti, e è il presidente dell'INPS. Ma voglio dire, fa il presidente dell'INPS. Vabbè. E un giorno dici non si tocca la legge Fornero perché costa troppo. E a me viene in mente dire, vabbè, allora facciamo una legge che dice che la pensione in Italia la diamo a 95 anni, così risparmiamo un sacco di soldi. La legge Fornero è una legge sbagliata, va smontata pezzo per pezzo. Punto. Questo è l'impegno che mi sono preso e questo è quello che porteremo a casa nei prossimi mesi entro la fine di questo governo. Poi il giorno dopo si alza e dice però è pieno di italiani che non hanno voglia di lavorare. E quindi c'è bisogno di immigrati, perché gli italiani certi lavori non li vogliono fare. E non so voi, ma io ho la casella mail con migliaia di domande di lavoro. Gente che farebbe qualsiasi tipo di lavoro. Però qual è la cosa strana che vogliono questi italiani? Vorrebbero essere pagati. Addirittura. Pensa che strani questi italiani che per fare il muratore, la badante, il camionista e il cameriere vogliono essere pagati. Magari non 2 euro all'ora in nero come capita agli immigrati che fanno la fila fuori dai negozi e tanto loro si accontentano, non pagano una lira. Qua arriviamo alla terza genialata del presidente dell'INPS. Ci vogliono gli immigrati perché ci pagano le pensioni. Io vorrei che la pensione del presidente dell'INPS fosse pagata solo dai contributi di immigrati. Così voglio vedere quella bella pensione che si può pagare. Anche perché fra assegni familiari e 2 figli, 3 figli, 4 figli, 18 figli, 39 figli e il fatto che poi spesso si lavora in nero e spesso non si pagano i contributi comunali e l'assistenza scolastica, il bonus bebè, il bonus scuola, il bonus affitto e il bonus di ogni roba che il buon Dio manda in terra, spesso e volentieri mi costi quello che ti pago, anzi mi costi anche di più. E quindi io voglio che ci siano diritti uguali per tutti, però chi sceglie la Lega sceglie un principio, che è quello che applichiamo all'Aquila e dove governiamo. Se ho poche case popolari, ho pochi soldi pubblici, quelle poche case, quei pochi soldi vanno prima agli italiani. Vanno prima agli italiani e poi al resto del mondo. E quindi devi essere residente a Silvi da un tot di anni, devi essere residente in Italia da un tot di anni. Noi in Regione Lombardia abbiamo da anni una legge che aiuta i nuovi poveri, perché c'è una forma di povertà che probabilmente il presidente dell'INPS non conosce, ma è quella di centinaia di migliaia di papà e di mamme separati o divorziati con dei bimbi a carico che dopo la separazione o il divorzio perdono il lavoro, perdono tutto. In Regione Lombardia, mi piacerebbe farlo anche in Regione Abruzzo, c'è un contributo di 400 euro al mese per questi papà e per queste mamme per tornare ad affittarsi una casa, per comprare lo zainetto al figlio, per tornare ad avere la dignità che altrimenti perdono.
però devi essere residente in Lombardia. E guarda caso il 90% di questi contributi finiscono a cittadini italiani, che è giusto. In Italia c'è l'8% di immigrati, e allora ti do l'8% in contributi pubblici. E poi un altro fattore su cui stiamo lavorando: se in Italia c'è l'8% di immigrati regolari, che sono i benvenuti, non si capisce perché ci debba essere in galera il 50% di detenuti stranieri, e stiamo lavorando per rimandarli a casa loro a scontare la loro pena e risparmiare un bel po' di quattrini. Quasi il 50%, non è possibile, quindi sono tante cose da fare. Ci siamo impegnati a cambiare la riforma della scuola, visto che Renzi ha massacrato la scuola con la sua buona scuola, che sostanzialmente ha reso gli insegnanti dei burocrati, è diventato un assumificio, e stiamo lavorando le maestre, le diplomate, le laureate. Non c'è Batman su questo palco e stiamo cercando di fare tutto. Stiamo cercando di fare tutto, ci eravamo impegnati a garantire il fatto che tutti i bimbi entrassero in classe all'asilo, alla scuola elementare, tutti i bimbi dovranno avere il diritto di entrare in classe all'asilo, alla scuola elementare, perché la tutela della salute dei propri figli spetta alla mamma e al papà, non a qualcun altro. È questo quello, ce la faremo, sì, ci metteremo un po', la riforma della giustizia. Tutti quelli che lavorano, se sbagliano, pagano. Mi piacerebbe che anche un giudice, se sbaglia, debba pagare, perché non è possibile che tutti siano chiamati a rispondere degli errori sul lavoro, tranne coloro che hanno in mano la vita delle persone, perché lì c'è in mano la vita delle persone, non ci possono essere processi che durano 5, 6, 7, 8 anni. Io ho parlato con una signora che ha affittato la casa alla persona sbagliata e per 3 anni su quella casa sta pagando le tasse senza che nessuno le paghi l'affitto, le stanno anche spacciando la casa, però di rinvio in rinvio, prima di rientrare in casa sua passano gli anni, non è normale. In Svizzera non funziona così. Vorrei che in Italia tornasse un po' di certezza della pena. Se metti le mani addosso a un poliziotto o a un carabiniere finisci in galera, ma non per un quarto d'ora, per un bel po' di tempo, per un bel po' di tempo. No, non vi salvo io, vi dovete salvare da soli. Non è... Scordatevi che Matteo Salvini vi salvi, io sono a vostra disposizione se voi tirate fuori l'orgoglio, se voi tirate fuori l'orgoglio di difendere il futuro dei vostri figli e dei vostri nipoti. Io da solo non vado da nessuna parte, ve lo assicuro, quindi io potrei essere la persona più intelligente del mondo e non lo sono, ma se fossi in questa piazza da solo non andrei da nessuna parte. Il fatto che cambieremo in meglio questo paese non dipende da me, dipende da voi. Fatelo voi un applauso, perché non so quanti altri politici potrebbero avere una piazza del genere. Guarda anche là, grazie anche a voi che siete di qua, grazie alla gelateria San Giorgio, grazie ai signori che sono là al secondo piano con l'aria condizionata lì in video. E quindi io ce la metto tutta, vi garantisco che nessuno riuscirà a spaventarci, anzi più ci minacciano più tiriamo dritti. Domani sono a inaugurare la questura di Fermo e poi andrò a incontrare un carabiniere che durante un controllo è stato aggredito dal classico immigrato che in attesa di pagarci le pensioni ha spezzato una gamba a questo agente della forza pubblica. Poi domani pomeriggio torno a Roma, mercoledì sarò in un altro paese nordafricano a incontrare qualcuno a cui chiederemo di aiutarci reciprocamente, perché anche vedere quelle immagini, pensate che mi fa piacere, no, io ho 2 figli, però il mio obiettivo è arrivare a mettere in condizioni quelle mamme e quei papà di non dover mettere i loro figli di 2 anni su un gommone che rischia di affondare dopo un quarto d'ora. I soldi spesi bene sono i soldi spesi in Africa per garantire un futuro a quei bambini senza dover scappare dalle loro case, costruendo strade, scuole, ospedali, dandogli
un'opportunità di vita senza essere sradicati dalla loro cultura per diventare schiavi a Silvi Marina, piazzati in albergo. Voi pensate che quelli di sinistra lo fanno perché sono buoni e generosi? No, lo fanno primo per guadagnarci un sacco di soldi, secondo perché le multinazionali che li pagano hanno bisogno di nuovi schiavi da sfruttare a 2 euro all'ora, e io non voglio gli schiavi in Italia, la schiavitù è finita qualche secolo fa e io non voglio che ritorni grazie ai compagni in questo paese. Difendere i confini, difendere il nostro modo di mangiare, difendere l'agricoltura italiana e la pesca italiana, perché sono stufo delle schifezze che arrivano dall'altra parte del mondo senza nessun controllo igienico e sanitario e fanno concorrenza ai nostri prodotti. Vuol dire anche difendere le nostre spiagge e i sacrifici di chi ci ha lavorato da direttive europee che vorrebbero che arrivasse la prima cooperativa o la prima multinazionale di turno a gestire le spiagge dell'Abruzzo, che secondo me devono rimanere un patrimonio degli abruzzesi e non di nessun altro. E quindi piano piano cercheremo di mettere a posto un po' di cose. Non ce la faremo in 2 mesi, in 3 mesi, ma abbiamo le idee chiare. Entro l'anno voglio che una prima significativa riduzione di tasse sia concreta per tanti italiani, magari partendo dai dimenticati della sinistra, e penso ad esempio ai milioni di italiani che sono stati costretti ad aprire una partita IVA senza aver nessun tipo di tutela e che stanno morendo di tasse e di burocrazia, e da loro, dagli artigiani, dai commercianti, dai piccoli imprenditori vorrei partire, perché è la spina dorsale di questo paese. E mi piacerebbe anche finalmente una volta per tutti tornare a un rapporto normale fra gli italiani e il fisco, chiudendo le cartelle esattoriali di Equitalia che stanno condannando alla disperazione milioni di persone che non ce la fanno a pagare quelle cartelle, che non ce la fanno. Non sto parlando dei mega evasori, sconosciuti al fisco, che si sono fatti 8 ville in Sardegna. Per i mega evasori nel mio paese l'unica soluzione è la galera, e si butta via la chiave, perché se mi prendi in giro il tuo posto è la galera. Ma per quelli che hanno una cartella esattoriale da 30-40 mila euro da anni e non ce la fanno a pagarla, e arrivano le more, le sanzioni, le controsanzioni, devi lavorare in nero e non puoi avere il conto in banca e non puoi pagare le tasse, ritengo più serio per loro e per lo Stato portare a casa qualcosa subito e far tornare a vivere, a sorridere, a lavorare, a pagare le tasse queste persone. E su questo ce la metteremo tutta, e ci sarà la sinistra che ci attaccherà e chi se ne frega, ce ne faremo una ragione. Non cito D'Annunzio, sennò poi chissà cosa mi dicono, però il famoso motto d'annunziano è qualcosa che mi porto la mattina quando mi alzo e la sera quando mi addormento. 3 parole, però vediamo di tenerlo bene a mente. Poi tante altre cose, non riesco a ricordarle tutte, però vi garantisco che abbiamo voglia di farlo. Devo dire, onore al merito, devo riconoscere i meriti anche degli altri, non li conoscevo fino a 2 o 3 mesi fa, però per onestà intellettuale devo dire che ho trovato nei 5 Stelle con cui stiamo governando delle persone serie, oneste, che hanno voglia di lavorare bene, positivamente, concretamente, e quindi quello che è giusto, perché da soli non si fa nulla, e quindi mi va di riconoscere i meriti anche degli altri laddove ci siano dei meriti anche degli altri, e penso che sia il governo più insultato della storia del mondo. Siamo qua da 46 giorni, ormai la sto vivendo come quando facevo il militare. Io ero del 7° 95, infanteria, e chi ha fatto il militare se lo ricorderà, apro e chiudo la parentesi, non è nel contratto di governo e quindi per carità bisogna discuterne, però secondo me farebbe bene a tante ragazze, a tanti ragazzi, fare qualche mese di servizio militare e di servizio civile per reimparare a vivere insieme nel rispetto delle regole e nel rispetto del prossimo.
appunto quando facevo un militare c'avevo il calendario, mi ricordo, c'avevo il calendario del Milan, ai tempi vincevamo qualcosa, non avevamo ancora presidenti cinesi, ai tempi eravamo ancora una squadra che vinceva qualcosa. Che ha detto Cristiano Ronaldo? Non accetto provocazioni. Già ieri mi è toccato essere allo stadio e vedere Macron che esultava per la vittoria della Francia e non era un bello spettacolo. Però ho la soddisfazione di sapere che le spiagge dell'Abruzzo sono molto più belle delle spiagge della Costa Azzurra, e quindi si goda la vittoria ai mondiali, ma si tenga il suo mare. La Sardegna è più bella della Corsica, chi è? 2-0. Però 46 giorni e io vedo ogni giorno di renderlo unico facendo qualcosa che possa rendere me, ma soprattutto voi, orgogliosi del voto che avete dato. Chiudo con questa riflessione: la cosa più bella che mi sta accadendo in queste settimane, al di là dei riconoscimenti di altri ministri, di ambasciatori, di giornalisti, la cosa più bella è incontrare ogni giorno tantissime persone normali. Tantissime persone normali vuol dire la commessa, vuol dire il benzinaio, vuol dire l'infermiere, vuol dire lo studente, ragazzi di 14-15 anni che dicono: la politica mi ha sempre fatto schifo, non l'ho mai seguita, non guardavo, non votavo, e invece ho trovato passione e orgoglio, perché ci avete dato passione e orgoglio. Per me è la soddisfazione più grande. Al di là dei risultati economici e di tutto il resto, la soddisfazione più grande è di avervi dato orgoglio e voglia. E vi chiedo solo questo: domani è martedì, portate questa passione, questo orgoglio domani in negozio, domani in azienda, domani in spiaggia, domani in fabbrica, domani in posta, a chi ancora sta dormendo, a chi è rassegnato. Siamo lì per arrivare a liberare questo paese. Il nostro avversario non è il PD, ormai sono dei derelitti. Il nostro avversario è la rassegnazione. Sono quei teramani che dicono: ma tanto è tutto inutile, non ce la si fa. Sono quegli abruzzesi che si sono arresi, sono quei ragazzi che dicono: io scappo e vado all'estero a studiare, proviamo a stare qua, è la terra più bella del mondo, con un po' di tasse in meno, un po' di immigrati in meno, un po' di sicurezza in più, questo torna a essere il paese più bello del mondo. Viva la Lega, viva l'Abruzzo, in bocca al lupo al sindaco di Silvi, e grazie di cuore a tutti voi, veramente. Grazie di gran cuore, mi date una forza che non ne avete idea, grazie mille. Qualcuno vuole fare una foto? Vuoi essere nelle Marche, io no. Da che parte si entra? Dove? Di là, da dove? Si entra ovviamente da destra, mai da sinistra, da destra. Tutto quello che funziona arriva da destra. Di là. Facciamo salire sul palco, fra gli applausi, gli uomini e le donne che hanno contribuito a liberare la nostra Silvi. Un applauso, Rossella Stolfi, Lella Giampaolo, Baglione Andrea, Cichella Maria, Vincenzo Andrea, Di Girolamo Gianluca. Daniel,
Esposito Ciro, Pomera Giancola, Mancinelli Valeriano, Mar Giovanni Patrick, Marzullo Francesca Maria, Luigi Daniela, Santone Massimo, Valentini Bruno, Varani Walter e il coordinatore cittadino Fiore Febbraro. Un applauso Silvi! Ringraziamento speciale a tutte le forze d'ordine, la polizia, i carabinieri, tutti quanti, facciamo un applauso a tutti quanti, l'organizzazione Luca Renaschi, tutto l'Abruzzo, grazie, grazie, grazie. Per favore non spingete, per favore non spingete. Bocca al lupo ragazzi. Andiamo per i selfie giù. Tutta la Lega, dai. Tutti che sono i candidati. Sono i candidati. Sono i candidati, ci siamo? Vai. Madonna Costanza. Pronto? Maestro. Aspetta un attimo, aspetta. Ragazzi, c'è un po' di casino. Riuscite, Peppe? Dobbiamo andare giù a fare il salto. Perfetto. Vai, sei. Scusate, arrivo su. C'ho tempo, stai lì tranquilla, amica mia. Stai tranquilla. Le foto, si entra da là. Telefonino pronto, c'ho un'ora, c'ho due ore, non c'ho fretta, però c'ho tutto il tempo, non spingere che è inutile, però siccome porta buono, ormai alla fine di ogni comizio cantare un pezzo, se salgono 20 ragazzi o ragazze possibilmente non stonati, prima di lasciare la band, visto che sono già stonato io, se li va facciamo un pezzo di Vasco, dove sono? Chi canta? Arriva, forza, chi canta? Vai a cantare. Però ci vuole qualcuno che canta. Oh, ragazzi, in scendete dal palco. Aspetta. Un attimo. Dov'è Andrea di 5 anni? Fermi un attimo. Tommaso. Aspetta un attimo. Dov'era Tommaso? No, dove stava a seguire il comizio Tommaso? C'è un Tommaso?
Mi beccate un Tommaso di 5 anni? Chi lo sta cercando, la mamma o il papà? Dov'è la mamma? La mamma è al gazebo? Allora, dove c'è il gazebo bianco? Di là? C'è la mamma di Tommaso. Tommaso, magari ti sei anche rotto le palle, ti capisco. La mamma è al gazebo che ti aspetta. Se avete un bimbo di fianco, cortesemente guardatevi di fianco. Che maglietta aveva Tommaso? Di che colore è la maglietta di Tommaso? No, non rosso. Provato? Spero che non avesse la maglietta rossa. Dov'è Tommaso? Fatemi vedere Tommaso. È lì giù, eccolo. No, dov'è Tommaso? Con calma, signora. Con calma. Che maglietta ha Tommaso? Nera. Dov'è? Là. Signora, è là. È là. È là. Dov'è Tommaso? Prendete in braccio Tommaso. Chi è che ha in braccio Tommaso? Signora, è lì. Tranquilla, tranquilla, tranquilla. Dov'è? Questo Tommaso, fate un applauso a Tommaso, dov'è? C'è, è lì signora, è lì, è andato a comprarsi un gelato. Aveva voglia di un gelato, si vede, gli prendo un gelato signora, non rosso possibilmente. Allora, avendo trovato Tommaso, un applauso alla mano. Alba Chiara e poi andiamo a fare le foto. Vediamo se la piazza di Silvia sa. Attirare attenzione in particolare, ma
come sei. Basta giorni giorni. Non mi devi giudicare come tutti quei figati che ogni tanto ti fai. Chissà che cosa pagherei per poter vedere dentro quella posta che sai. Se mi stai prendendo in giro, guarda che ti giuro non ti perdonerei. Se ti ho capito, ti interessa più la scuola. E tutto questo mi sta proprio sembrando. Scusa te, ma interessi che hai. E mi capisci, non mi dai, mi dai, mi dai. Chi voglio? Non hai mica capito. Lasci stare il vestito. Non voglio bene. Non cambiare di scorsa, ma non scherzare. Chi voglio bene. Non capisci niente. Bene un accidente. Fatevi un applauso! Uno, dai! Guardate il telefono vostro, signore, guardate il telefono! Ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso. Bella stagione che sta per finire, soffia sul cuore e ruba un sorriso. Mano a mano si scioglie e non c'è ricordo la vita del vento. Pensando di bevi almeno una stanza, non c'era un foglio attraverso la stanza. Mano a mano mi porta di merda e quello che stavi mi sembra più assurdo di quando la notte è sempre più bella. E quando mi penso we'll be right back.
tutto l'anno, c'è all'improvviso, eccola qua. Lei è partito, le piace, nessuno solo, ma giù in città. Sento una luce di venti, un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. Preparate il telefono, ragazzi.
senza posa al santo riverente
l'amore, non si sono nella scarpa, c'è un suo letto tutto lei con la maggiore strada, vittoria per vita, destra la cavaliera, e corso l'amore.
Abbiate pazienza.